Vediamo come viene questa registrazione fuori casa. Sanremo è diventato mediatico. Ma che significa questo? Sanremo è stato sempre mediatico perché la televisione è un mass media, è un mezzo di diffusione massivo. Come possono dire che quest'anno Sanremo è diventato mediatico? A parte che lo continuano a ripetere sin da quando lo hanno lanciato Sanremo all'Ariston, che Sanremo è mediatico. Vi ricordo che i mass media nel passato non includevano internet perché non esisteva né il web, ma includevano i giornali, i libri, le riviste, la filodiffusione, la radio, la televisione, il cinema, ogni mezzo di divulgazione massivo. Quindi Sanremo è stato sempre mediatico. E quindi, come dire, questo sarebbe stato l'anno di più mediaticità, perché in pratica ho visto che la RAI trasmette in vari canali di YouTube. Ormai non ci si deve iscrivere nel sito della RAI, ma si può seguire senza iscrizione la RAI da YouTube. Quindi la RAI è presente su YouTube. La RAI monetizza i suoi video in YouTube. Fa milioni, milioni di share. Per quello dicono che la RAI fa dei programmi mediatici, perché li lancia in YouTube, per esempio. Non in Dailymotion o Vimeo, dove visualizzerebbe molto di meno e non guadagnerebbe nulla. Dovrebbe far pagare per guadagnare. Invece, con YouTube la RAI guadagna. Si sono ridotti a tanto. Tant'è vero che Sanremo si segue più volte in YouTube che non nella RAI. Si è seguito perché è già finito. È durato dal 4 all'8 febbraio. Io non sapevo quando fosse iniziato. Ho fatto un video il 6 e poi quando è finito neanche me ne sono accorto, era già il 9. Quindi adesso che è 10 febbraio, fuori casa, faccio questo video in mezzo al traffico, che non so quanto si possa sentire di quello che dico, ma YouTube ha sostituito Mama Rai e allora loro corrono ai ripari. Già l'anno scorso o 2 anni fa i fenomeni del tubo nel 2018-2019 emergevano a Sanremo come Jung Signorino e Nessuno. E adesso si vanno a prendere i nuovi talenti in YouTube, nelle reti sociali, ma anche il pubblico. Sanremo e la RAI in generale lo vuole prendere dalle reti sociali. Noi continueremo a pagare il canone nella bolletta dell'elettricità, ma forse la RAI cesserà di esistere come RAI e continuerà a esistere come uno dei tanti canali di YouTube. Capito? Noi continueremo a pagare il canone RAI e la RAI si sarà mutata in YouTube. Tutti i vari programmi della RAI in pratica si trovano in YouTube.
incluso Sanremo. E poi che cos'è questo revival che la Rai fa? Per esempio, Rischia tutto, La prova del cuoco, Lascia ora doppia. Io vedo che gli manca contenuti alla Rai. Domenica In. Io ero piccolo, avevo 5 anni quando c'era Domenica In. Ma che è sta storia? Che è sta cafonata? Perché non riescono a trovare altri formati, altri contenuti, altri contenitori, invece di stare sempre con Domenica In, eccetera, eccetera? E noi paghiamo il canone. Voi cosa ne pensate? Voi cosa ne pensate? Vale la pena pagare il canone della RAI? Che ne pensate dei programmi della RAI? Sempre con Domenica In, Lascia ora doppia, Rischia tutto, Portobello. Addirittura quando i programmi erano cessati di essere trasmessi, li ripropongono. Ma questa Domenica In, sono quanti? 50 anni, 60 che esiste. Voi che ne pensate? Lasciatemi i vostri commentari su Sanremo, sui programmi rifatti e ritriti della RAI, sul fatto se vi piace la RAI e soprattutto condividiate affinché anche altri possano guardare il video e commentarlo. Vi lascio, cari amiche ed amici, sono arrivato dove dovevo arrivare e poi in un'altra occasione ci sentiamo. Ciao!